Bauhaus è il movimento artistico nato in Germania nel 1919, che ha influenzato non solo l'architettura ma anche le arti visive. Qui al Giambellino abbiamo il Miauhaus. Ecco i servizi. È arrivata la Reflex Panasonic Lumix L10. Abbiamo con noi Giuseppe Salvioni, amministratore delegato di Panasonic Italia. Quindi chi meglio di lui per dirci le caratteristiche di questa macchina fotografica? È arrivata la Lumix L10, la seconda della famiglia Reflex Lumix. Dopo la presentazione lo scorso anno della L1, è stata appunto presentata recentemente all'IFA di Berlino la L10. La L10 è una macchina che si caratterizza per l'ottica Leica stabilizzata, quindi un'ottica di altissimo livello, ha un sensore 4 terzi. E rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia Panasonic per quanto riguarda il processore, il CCD e tutta la parte elettronica della macchina stessa. Con questa macchina Panasonic vuole entrare in un mercato di professionisti, di semiprofessionisti e soprattutto nel mercato amatoriale, in grado di apprezzare le caratteristiche uniche di questa macchina ed in particolare del suo obiettivo Leica stabilizzato. La L10 sarà distribuita dalla metà di ottobre sul mercato italiano, iniziando evidentemente da quei negozi di medio-alto livello in grado di spiegare in maniera corretta le sue funzionalità, le sue caratteristiche e le sue performance per un pubblico di livello medio-alto, particolarmente appassionato ed esperto nella fotografia Reflex. E per quanto riguarda il prezzo, verrà anche proposto un kit? Il prezzo di lancio della L10 sarà di 1.290 euro, successivamente sarà anche proposto un kit con un secondo obiettivo ad un prezzo ancora da definire. Speciale promozione Adobe dedicata ai fotografi iscritti alle associazioni professionali. È possibile ottenere sconti anche di 200-300 euro per l'acquisto assieme di Photoshop in versione CS3 e Lightroom, oppure possiamo scegliere altre combinazioni. La terza dimensione è sempre stata il sogno della fotografia. Di questi giorni arriva la notizia dal MIT, il prestigioso istituto di ricerca americano, che una nuova macchina per produrre fotografie in tre dimensioni è stata sperimentata. Michael Bove, direttore del laboratorio di elettronica, ha costruito un apparecchio molto piccolo che unisce la tecnologia dell'ologramma alle tecnologie più moderne del calcolo computerizzato. Secondo le sue previsioni, sarà molto utile in campo medicale per osservare in tre dimensioni le immagini raccolte dagli apparecchi di risonanza magnetica e di tomografia. È sempre difficile calcolare il compenso per un servizio fotografico. Sono tantissime le variabili che lo possono influenzare. Variabili non solo tecniche, ad esempio se lavoriamo in un piccolo paese oppure in una grande città. Se le foto che facciamo sono destinate a uso privato oppure a una campagna stampa. Tau Visual, Associazione Nazionale di Fotografi Professionisti, mette a disposizione di tutti, anche ai non soci, uno strumento che aiuta a calcolare il prezzo giusto. Ci si deve registrare sul sito e quindi seguire passo passo le indicazioni. Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, il sistema ci fornisce il prezzo da chiedere. È possibile anche scaricare un libretto di 128 pagine in PDF che spiega usi e consuetudini delle tariffe nella fotografia professionale. Il rumore, cioè la granulosità delle immagini scattate ad alta sensibilità, è per molti fotografi un problema. Per ovviare a questo problema sono stati inventati numerosi programmi. Di questi giorni è l'uscita di Define 2.0. È prodotto dall'americana Nikk ed è distribuito in Italia da Aproma. Costa 99 euro più IVA, gira su piattaforma Mac e PC. E si può ordinare tramite il sito della stessa Aproma. Tra l'altro è un sito ben fatto e interessante e dal quale si può scaricare la demo del programma.
Ben ritrovati, questo quarto appuntamento sui livelli di regolazione dedicato alla produttività. Ho tre immagini schiattate tutte nello stesso momento, come vedete. Partiamo da questo primo piano, aggiungo un livello curve, un livello livelli e un livello dedicato alla saturazione. Posso considerare il mio editing finito. Ora, se seleziono i miei tre livelli di saturazione e con una semplice operazione di trascinamento li sposto sulle altre due immagini, ecco che applico con un passaggio unico la mia correzione, cioè il mio editing, a tutte le immagini scattate in quella particolare giornata con quella particolare illuminazione. Ora, ammettiamo che questi livelli di regolazione io li voglio utilizzare anche in futuro su altre immagini, li posso archiviare. Apro un file vuoto che chiamo ad esempio livelli 01, un file molto piccolo di 100x100 pixel, va benissimo. Eccolo. Su questo file trascino i miei livelli. Eccoli qua. A questo punto posso semplicemente salvare questo file in una cartella dove terrò tutti questi piccoli file, ognuno con dei livelli specializzati a un intervento particolare. Bene, vi ricordo che il tutorial è disponibile anche in formato PDF stampabile sul sito pmstudionews.com e noi ci vediamo la prossima settimana. Un saluto da Daniele Robotti.